Zombie Apocalypse. E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale per un nuovo scherzo telefonico. Ringrazio tutti per i nuovi iscritti, per chi mi segue, cioè per chi mi sta seguendo e per chi è nuovo a seguirmi. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like, anche solo per la fiducia. Quindi niente, detto questo, andiamo subito a fare questo scherzo telefonico. Oggi chiamerò delle falegnamerie per fargli più o meno una domanda un po' insolita, dai, diciamo. Quindi andiamo subito, partiamo e guardiamo le loro reazioni. A dopo. Pronto? Sei il falegnaio? Come? Falegnaio? Sei il falegnaio? Falegname. No, scusa, ma sono un po' dislessico, insomma, non so dire molti nomi. Però dipende da chi ha bisogno, perché io sono andato in pensione, non lavoro più. No, il mio, diciamo, è proprio un lavoretto facile, ecco, solo che a me non mi riesce, quindi volevo sentire apposta un falegnaio per sapere un po' se era possibile. In pratica io non ho più l'attrezzatura, non c'ho più niente. Essendo andato in pensione non c'ho più niente. Sono 2 anni che sono in pensione io. Io provo a chiederglielo, magari è fattibile, non so. Pratica, io dovrei, oltre ad essere dislessico, sono abbastanza basso, circa 1,20 m. E in settimana dovrei uscire con una ragazza di 1,80 m. E lei esce con i ragazzi abbastanza alti. Quindi volevo sapere se era possibile fare quei cosi che si mettono a piedi, che portano, non so, i pagliacci, come si chiamano, i trespoli tra i... No, io così non li faccio. Non li ho nemmeno mai fatti, sinceramente non saprei. Nemmeno come potergli rifare, sinceramente. Perché pensavo, visto che con dei cosi di legno a piedi, insomma, camminavo un po' più alto come quelli pagliacci, lì chi sono i traspolieri, trepolieri. Sì, ho capito, però no, io non saprei nemmeno non avrei nemmeno saputo fare, devo dire la verità, perché io faccio solo mobile, capito? Ok. Mi dispiace. Ok, niente, la ringrazio. Niente, arrivederci. Arrivederci. Trappolieri. Pronto? Sì, falegnaio? Falegnameria, insomma. Sì? Sì, buongiorno. Senta, io avrei bisogno di un'informazione. Non so se è fattibile, le spiego un po' com'è la situazione. In pratica io sono abbastanza basso, no? Sono 1,20 m e in settimana dovrei uscire con una ragazza di circa 1,80 m. Solo che questa ragazza con quelli bassi non ci esce. E volevo sapere se era possibile fare quei cosi che si mettono a piedi, come c'hanno i pagliacci, gli zoccoli, zoccole, trespoli, insomma, quei cosi lì. Poi siamo super impegnati, ora non ce la facciamo noi a fare quel lavoro. No, ma comunque li fate, insomma, per un eventuale futuro, magari se trovassi un'altra ragazza, insomma, o per risolvere un pochino il mio problema, perché nella società, ecco, sono abbastanza limitato, ecco. Non ho idea di come intende, però, ecco. Alle fiere, visto c'è quelli che camminano su quei cosi di legno che sono alti, che... Ah, i trampoli. Io non li ho mai fatti, non lo so come sono fatti. Però, cioè, lavorando in legno magari potrebbe, non so, saperlo su per giù, poi a vederli come sono fatti. Se uno ne vede uno può darsi, però così ora non lo so io. Non mi ci sono mai trovato a fare una cosa del genere. Perché visto nella società, ecco, essendo abbastanza bassa, anche quando a concerti, queste cose qui, non vedo mai niente, quindi volevo trovare questo metodo un po' alternativo per arrivare circa 1 metro, diciamo, ora non 2 metri, però 1,80 m, insomma, per vedere un po' meglio dall'alto, ecco, perché così però, vedo... Ecco, come gli ripeto, io non lo so come sono fatti, come... poi diventano pesi forse di legno, ora non lo so.
Boh, A volte ho visto ci sono chi le fa, insomma, che a volte gli spettacoli così ci sono anche in lega leggera, quelle cose un po' più pratiche, non so, ora ma in quelli legno. in ferro? Perché il ferro pesa. Ma sono di alluminio, sono di leghe leggere quelle lì. Ah, l'alluminio, quello che stile che carta stagnola, via. La carta stagnola no, ma insomma è un po' più sodo, Ah. che sono più leggeri che del legno. Il legno gli viene peso, io non so, ma se dopo ci deve camminare parecchio si stanca. Quello sì, però boh, provo, non so, a sentire chi è che può fabbricare questa carta stagnola leggera, insomma, questo ferro. Quelli lì ci saranno già anche in commercio, io penso, Sì, allora se guarda provo. su internet, su quelle cose lì non le trova. Ma come devo mettere? Tre zoccole? So, no, No, trampoli, qualcosa del genere. Ah, perché una volta avevo provato a cercare trampolino, però mi era venuto quelli da Trampolino piscina. è un'altra cosa. Il trampolo è quelli lì. Quelli si chiamano trampoli, Ah, però tramp. trampolino è quello per la piscina, per fare tuffi. E infatti mi era venuto quei cosi per fatuffi, però quelli non mi servono, ecco. Sicché Trampoli devi cercare, trampoli. trampoli. Ok, perfetto. Allora la ringrazio per l'informazione, è stato gentilissimo. Ma si figuri. A lei una buona giornata, Arrivederci. arrivederci. Non ci voglio credere, è stato veramente devastante, non ce la facevo. Oi, 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 oi. Dai ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, a me mi è sembrato abbastanza divertente, soprattutto quello che mi ha dato spago e che ci siamo messi a ragionare, la carta stagnola. Detto questo, niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like sulla fiducia e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!